Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione Tronover, 5 ottobre 2017. Sossio Aruta fa piangere Manila Boff, la quale abbandona lo studio. Tina entra e ringrazia il suo affezionato pubblico, abituato ad accoglierla sempre con grande entusiasmo. Maria però le fa notare che in realtà è lei a fare di tutto per spingere gli spettatori ad applaudirla. La conduttrice poi entra nel vivo e propone un riassunto della scorsa puntata. Poi fa posizionare una seduta al centro dello studio. La Cipollari scappa via per poi ritornare con la mummia. Oggi reca un altro cartello ed ovvero va bene anche volontario per pelle rovinata, ironizzando ancora una volta sulla disperata ricerca di un partner per la sua nemica, ovvero Gemma Galgani. La torinese entra in studio e consegna un copricapo all'opinionista, spronandola ad accettarlo. Tina però lo rifiuta. Gianni interviene ed ironizza sull'auto che è venuta a prenderla. Giorgio la punzecchia e ridendo le chiede se le manchino i suoi baci. La Galgani risponde prontamente di no. Maria, dopo questo scambio piuttosto animato di battute, lancia l'esterna con Riccardo. Il cavaliere la va a prendere con un monovolume e poi la porta su una terrazza. La dama spiega che non gli è indifferente e l'uomo risponde di voler proseguire la conoscenza. Gemma ne approfitta per fare chiarezza e, sorseggiando un aperitivo, gli fa notare di averlo visto piuttosto avvinghiato con la signora Grazia durante uno dei momenti di ballo della scorsa registrazione. Dopo aver riso e scherzato un po', i due si scambiano un bacio a stampo. Riccardo entra in studio e scopriamo che ha soprannominato la Galgani Lady Sorriso. Racconta della recente uscita insieme, svoltasi a Milano e poi a Stresa, sulle isole del Lago Maggiore. Qui ha passato insieme alla dama una giornata da ricordare. Il cavaliere spiega di essere in fase di conoscenza. Maria, a questo punto, incalza e gli chiede se accetterebbe di uscire o conoscere anche altre signore e lui risponde dicendo che non precluderebbe a Gemma la possibilità di vedere o sentire altri cavalieri. Poi afferma di voler conoscere meglio la piemontese, così come altre dame, in quanto ciò potrebbe aiutarlo a comprendere meglio ciò che sta iniziando a provare per Gemma. Dopo queste affermazioni, lo sguardo della diretta interessata è perplesso, preoccupato. Riccardo poi svela che quando è uscito con Gemma non sono mancati momenti di tenerezza. La Galgani conferma la sua versione, aggiungendo che sono stati molto importanti per lei. Ha avvertito un forte trasporto, cosa alquanto inusuale per lei, che in un uomo non cerca subito il contatto fisico. Tina non gradisce le sue parole e ribatte dicendo che le sue storie precedenti hanno dimostrato l'esatto contrario. Riccardo poi fa capire che tra lui e la bionda torinese è avvenuto qualcosa di più. La Cipollari reagisce malissimo e Maria decide di spegnerle il microfono. Per la storica opinionista, Riccardo non è interessato a Gemma e lo vede ambiguo, poco chiaro. L'uomo però non esita a difendersi e a precisare di aver chiesto il numero alla Galgani quando lei usciva con Gianfranco Crobu. Poi conclude dicendo di voler proseguire la conoscenza. Gemma precisa di non gradire il fatto che lui sia propenso a frequentare anche altre donne e aggiunge che ciò gli ha fatto perdere qualche punto. Afferma di voler continuare con lui, nonostante la perplessità che l'affliggono. Il cavaliere definisce la Galgani un inno alla vita. Tina, sbalordita, esce fuori dallo studio, mentre i due ballano felici sulle note di Biagio Antonacci. Ubaldo e Carlo stanno conoscendo due signore. È la volta di Ubaldo e Carlo. Maria mostra l'esterna di Ubaldo e Angela. I due, dopo aver pranzato sotto un gazebo, posizionato in una terrazza sul mare, provano a conoscersi meglio, passeggiando a piedi sulla sabbia. Il cavaliere in studio precisa di essere molto contento di essere uscito con la signora e si augura di approfondire ulteriormente.
Poi, rivolgendosi a Gianni, afferma di non averla baciata, nemmeno sulla guancia, in segno di rispetto. Angela, chiamata da Maria, fa il suo ingresso in studio e rivela che sente spesso il cavaliere e che tutto sta procedendo a gonfie vele. Carlo, invece, ha parlato tantissimo con una signora al telefono, ma non si sono ancora visti e né si conoscono. L'uomo è convinto che si tratti di Angela, ma la De Filippi gli fa notare che non si tratta di lei, ma di Anna B. Quest'ultima le ha proposto di andare a Las Vegas e lui è rimasto molto spaventato dalla sua proposta, in quanto vive di pensione e non può permettersi un'esperienza simile. La signora non esita a chiarire l'equivoco, poi parla del suo passato e rivela di essere una brava cuoca. Carlo la ritiene una persona molto simpatica, ma se vuole continuare a sentirlo, non deve più parlargli di Las Vegas o casinò. Anna lo invita a mangiare prossimamente a casa sua, cucina romana. Poi fanno un ballo e la dama disinvolta lo invita a muoversi al ritmo di cha-cha-cha. Bacio appassionato tra Vincenzo e Anna Maria. Maria fa accomodare al centro Vincenzo e Anna Maria e manda un filmato che riassume le loro ultimissime vicissitudini amorose. Scopriamo che per lui ha scritto la signora Arcangelina, che entra in studio. Dopo una breve presentazione, il cavaliere afferma di voler continuare a conoscere Anna Maria, precisando di essere molto attratto da lei e di sperare di costruire un rapporto serio e duraturo. Maria così lo incita a concentrarsi solo sulla dama, ma lui annuisce. Tina interviene affermando di notare qualche stranezza di troppo nell'atteggiamento della signora Anna Maria. Perché la volta scorsa, durante la precedente registrazione, si professava fidanzata di Vincenzo e allo stato attuale invece no? Anche Giorgio Manetti è della medesima opinione di Tina. Anna Maria risponde alle critiche sostenendo di essere innamorata di Vincenzo. Quest'ultimo spiega che tra loro vi è stato anche un bacio. A un tratto si avvicina a lei e la bacia con passione. Alti e bassi tra Anna e Angelo. È la volta di Anna Tedesco. La dama spiega che seppur tra alti e bassi e momenti di incompressione, la conoscenza tra lei e Angelo sta procedendo bene. Il cavaliere entra in studio e conferma la versione della sua dama. La donna poi spiega a Maria di aver ricevuto una graditissima sorpresa da parte sua e che vorrebbe che prendesse al più presto una decisione. Angelo però le fa capire di non sentirsi ancora pronto. Poi aggiunge che qualora scendessero altre dame per lui, non la metterebbe in secondo piano, anzi il contrario, e non proverebbe mai gli stessi sentimenti o emozioni che sente di provare allo stato attuale per lei. La Tedesco, felice e rassicurata dalle sue parole, sceglie di ballare con lui. È nata una nuova coppia. Maria annuncia l'ingresso di Giovanni F. e di Maria Pia, che si sono fidanzati. L'uomo felice spiega di aver trovato l'amore. Tutto è cominciato quasi per gioco. Poi, dopo ore e ore di telefonate, la conoscenza si è fatta sempre più intensa e importante. La dama invece spiega che Giovanni è un uomo che l'ha meravigliata e sorpresa in tutti i sensi. Anzi, più lo conosce, più apprezza le sue doti e le sue caratteristiche. Lo trova sincero, preciso, adora tutto di lui. Rivela che presto andrà a Milano per conoscere i suoi figli. Il cavaliere poi le consegna un omaggio floreale e in seguito balla con lei. I due felici ringraziano tutti e Maria li fa accomodare accanto a Gianni. Gemma li osserva emozionati e Tina svotta. Le due danno vita a un acceso battibecco e la De Filippi le incita a uscire fuori per provare a chiarirsi. Ma la Cipollari afferma di non volerlo fare. Gaetano e Federica lasciano il programma, separati. Maria fa sistemare due sedute al centro dello studio. Entra Gaetano e successivamente ecco partire il filmato riguardante la scorsa puntata e la sua conoscenza alquanto burrascosa con Federica. Gaetano, dopo aver attentamente guardato le immagini sullo schermo, spiega a Maria di aver preso la sua decisione
chiudere definitivamente con la dama. Federica entra e chiede al cavaliere di uscire dal programma insieme a lei. Spiazzato Gaetano risponde di no. Gianni, sorpreso, fa notare a Maria che è come se si fossero invertiti i ruoli. Valentina a questo punto spiega che per lei è in corso una sorta di accordo segreto tra loro. Anche Tina puntualizza di sentire puzza di bruciato. Federica rincara la dose e svela che se Gaetano le dicesse di no, lei potrebbe addirittura lasciare uomini e donne. Inoltre aggiunge di non voler conoscere nessuno. Anna Maria rivela che la dama è innamorata di lui e che sta vivendo molto male questa situazione. Al termine di una lunga discussione, i due decidono di lasciare la trasmissione separatamente. Gemma è bellissima. Maria presenta la signora Anna Maria al cavaliere Guido. La dama spiega di aver ballato con lui e di aver scoperto che abita troppo lontano da lei e che tra loro quindi potrebbero esserci dei problemi a priori. Amy invece si mostra interessata a lui e lo fa sedere al centro dello studio con lei. Guido è molto timido ma trova la forza per dirle di non essere interessato a lei. In seguito ammette di non essere attratto nemmeno da Anna Maria e di trovare invece Gemma bellissima. Quindi chiede di poter fare un ballo con lei. Manila in lacrime, ecco perché. Maria fa posizionare Manila al centro. Poi manda in onda un riassunto riguardante la scorsa registrazione e la sua attuale frequentazione con Sossio. Quest'ultimo entra sorridendo e le consegna un bouquet di fiori. Ammette di aver sbagliato e le chiede scusa. Afferma di aver conosciuto una persona fantastica, ma aggiunge poi che la conoscenza non può andare avanti. Tina, irritata, non esita ad attaccarlo, facendo notare a tutti che Aruta è solito comportarsi allo stesso modo con tutte. La Boff, con gli occhi lucidi, gli restituisce i fiori e poi ritorna al suo posto. Il calciatore spiega di non essere andato oltre con lei, in quanto non prova attrazione fisica. La vede come un'amica. Manila ribadisce di non aver mai chiesto nulla da lui a livello fisico. Poi, in lacrime, si ritira dietro le quinte. Sossio la rincorre e prova a spiegare il perché del suo comportamento. Lei però preferisce non prestargli più ascolto. Si toglie il microfono e scappa via. Tina, dopo aver osservato tutta la scena, saluta. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.